In onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Benissimo, siamo in onda, gentili radioascoltatori di Radio Piper, buonasera, ben ritrovati col nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che va in onda qui dalle frequenze in stereofonia col sistema RDS dei 93.8, 88.800 MHz in modulazione di frequenza per tutto l'Alto Adriatico di Radio Piper, storica emittente conosciuta da sempre, da tutti, insomma, ecco, la potete ascoltare, diciamo, nell'arco tra Venezia e praticamente la città di Pola. Ecco, parleremo di un evento molto importante, quest'oggi ci sarò io qui in studio, saluto innanzitutto la regia Paolo Gavasso, grazie a lui che riusciamo a mettere in piedi questa trasmissione, e un ringraziamento anche alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno e Ugo Moreno, perché gratuitamente con la loro emittente Radio Science TV ci ripetono per le loro frequenze in streaming, anche con altre web radio collegate a reti unificate. Questo da ricordarlo, è un po' un esperimento che stiamo portando avanti, che nasce qui, lo ripeto, lo sottolineo, da Radio Piper, e quindi possiamo diciamo entrare nel vivo della trasmissione. In collegamento telefonico abbiamo subito, vado dunque, parliamo dell'evento molto importante che si è tenuto a Palermo, nella ricorrenza della strage di via D'Amelio. Abbiamo in collegamento telefonico, dunque, direttamente da Palermo, Aaron Pettinari di Antimafia 2000, vice direttore di Antimafia 2000, poi casomai mi correggerai se sbaglio, Aaron, siamo un po' tutti di fretta. Caporedattore. È caporedattore. Bravo, scusami, capo redattore, ma purtroppo siamo di corsa con questa trasmissione, ci sono stati parecchi inconvenienti, imprevisti. Allora, ti darei subito la linea. Ecco, una giornata molto importante, degli interventi che sono stati fatti in conferenza, ecco, molto molto forti, molto caldi, molto concreti, determinati. Ecco, se ci puoi fare così un resoconto, a te la linea. Sì, grazie Massimo, buonasera a tutti quanti i radioascoltatori, un saluto alla regia e tutti quanti. Ieri sera è iniziata di fatto da 3 giorni manifestazioni, commemorazione qui a Palermo per quanto riguarda la commemorazione della strage di via D'Amelio, che si terrà domani, l'evento, il giorno clou sarà quello del 19 luglio. Ieri abbiamo iniziato con una serie di eventi in collaborazione appunto con le Agende Rosse di Salvatore Borsellino e noi di Antimafia 2000. C'è stata prima la festa per la casa di Paolo, poi un corteo, una partita di calcetto insieme al sindacato del SIAT, e quindi poi il corteo che si è sviluppato fino a Giurisprudenza. Proprio Giurisprudenza è stata la nostra conferenza dal titolo In che stato è la mafia, con la partecipazione di ospiti importanti come il procuratore aggiunto, istituto procuratore della Procura Nazionale Antimafia Nino Di Matteo, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, l'ex procuratore sempre aggiunto della Procura Nazionale Antimafia Gianfranco Donadio, oggi consulente per la Commissione Antimafia, Commissione Moro, e poi ancora giornalisti come Saverio Rodato, Maurizio Torrealta e il nostro direttore Giorgio Bongiovanni, e quindi anche Antonio Ingroia, avvocato, ricorderete, ex magistrato, che appunto ha istruito il processo sulla trattativa Stato-mafia. I temi che sono stati toccati sono stati veramente importanti, chiaramente si è parlato di cosa è avvenuto, diciamo, con
con quella strage, delle mancate verità che ci sono per quanto riguarda quella strage di 25 anni fa, e della necessità, dell'indispensabile necessità di riaprire anche quelle indagini sui mandanti esterni che troppo spesso vengono, tra virgolette, dimenticati. Sappiamo la verità sui mafiosi che hanno comunque colpito in quel giorno del 19 luglio 92, così come prima ancora avevano colpito il 23 maggio 92, ma non sappiamo ancora chi è che ha armato la mano di questi boss mafiosi o in qualche maniera che ha voluto e permesso quegli attentati. Noi diciamo questo semplicemente perché sono i pezzi della storia che lo dicono. Basti pensare che dopo che ci sono tante domande che sono irrisolte, ad esempio Giovanni Falcone per quale motivo non è stato ucciso a Roma e invece è stato ucciso a Palermo, a Capaci, in quel modo così eclatante, oppure ancora il perché così di fretta, così come non era mai accaduto nel corso della storia, due attentati eccellenti nel giro di 57 giorni. Giovanni, appunto, i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Questi più o meno sono stati i contenuti che sono stati raccontati. Giuseppe Lombardo ha parlato della struttura invisibile dell''Ndrangheta che in qualche maniera è stata svelata in questi anni, la necessità di andare avanti anche a costo nella ricerca, nella lotta, nella ricerca di questi pezzi, diciamo, mancanti, anche rischiando, insomma, ma un impegno che deve essere da parte di tutti, deve essere da parte del magistrato, deve essere da parte dell'investigatore, ma deve essere anche dalla parte del cittadino che deve pretendere che quelle verità vengano in qualche maniera svelate. Ecco, Aaron, c'era partecipazione, cioè la gente comune era presente? Assolutamente sì, circa oltre 600 persone sono giunte a giurisprudenza ieri per assistere a questo evento, altrettante penso che saranno domani presenti in Via D'Amelio. Oggi sono qui, vi sto parlando dalla Feltrinelli di Palermo, dove si è da poco tenuta la presentazione del libro L'agenda ritrovata, un passaggio della ciclostaffetta che è partita da Bollate a Milano ed è arrivata a Palermo proprio oggi, dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, una sorta di simbolo che Salvatore e le agende rosse insieme all'ora blu hanno voluto dedicare alla memoria del magistrato, per una copia originale di quell'agenda smarrita, diciamo simile di quell'agenda smarrita dalla borsa e trafugata dalla borsa di Paolo Borsellino, una copia di quella agenda dei carabinieri del 1992 è stata portata in tutta Italia con questa ciclostaffetta, e dove all'interno ci sono anche le firme di tante persone che hanno voluto partecipare a questa sorta di ricordo collettivo. È un momento molto bello che proprio si è concluso qui da poco. Adesso le agende rosse, i ragazzi che hanno professionisti, alcuni professionisti che proprio hanno partecipato a questa ciclostaffetta praticamente in giro per l'Italia, di fatto si stanno recando proprio in questo momento in Via D'Amelio per dare un po' riconsegnare quell'agenda rossa al giudice Borsellino proprio nel luogo dove la stessa è stata trafugata. Ecco, Aaron, io ieri sera che ho seguito lo streaming qui da Venezia, cioè qui da Fontana Fredda, praticamente si parlava all'interno della conferenza, no, di attacchi che andavano contro i due magistrati, addirittura a volte ricordo delle frasi di Paolo Borsellino quando diceva dei Giuda, li chiamava dei Giuda. Ecco, chi sono questi personaggi? Ma molto spesso, innanzitutto bisogna ricordare che appunto in particolare Paolo Borsellino, quando parlava dei Giuda che avevano tradito Falcone, lo ha fatto in occasione del trigesimo della morte di Giovanni Falcone, l'ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino a Casa Professa, la biblioteca di Casa Professa, il 25 giugno del 1992. In quel giorno proprio lui aveva ricordato come appunto un Giuda aveva se tradito Giovanni Falcone per quanto riguarda la nomina alla Procura Nazionale Antimafia, e di fatto si riferiva a colleghi di Giovanni Falcone. Ci sono anche adesso degli atti che sono desecretati all'interno del CSM che dimostrano come proprio all'interno del CSM molti magistrati si erano in qualche maniera opposti alla nomina di Giovanni Falcone alla Procura Nazionale Antimafia, come in qualche maniera anche
anche avviando dei procedimenti disciplinari sia nei confronti di Falcone che nei confronti di Borsellino, anche per le frasi che avevano rivolto durante il loro quando erano in vita, e di fatto questo dimostra come gli stessi fossero osteggiati già all'epoca, così come oggi sono stati osteggiati tanti altri magistrati che oggi lottano e cercano per la verità. Posso fare un nome su tutti, quello di Nino Di Matteo, che solamente ora ha visto il riconoscimento, dopo una lunga trafila, ha visto il riconoscimento della nomina alla Procura Nazionale Antimafia come sostituto procuratore. Prima ancora ci sono stati diversi procedimenti disciplinari, non ci sono stati riconoscimenti. I procedimenti disciplinari erano stati aperti anche nei confronti di Roberto Scarpinato in passato. Insomma, c'è una sorta di azione che viene fatta dagli stessi altri magistrati, quindi gli stessi componenti, diciamo, della magistratura contro gli stessi magistrati. Quindi questo è un po' il quadro che veniva tracciato all'epoca con Falcone e Borsellino, e che purtroppo ancora oggi non è poi così cambiato, insomma, se si va a scavare fino in fondo. Ecco, è questo che mi colpisce, cioè malgrado quello che è successo ancora ci sono degli attacchi agli attuali magistrati in prima linea. Sì, beh, questo è un po' la storia, insomma, dell'Italia, che è stata sempre così e che, diciamo, andrebbe sicuramente modificata in qualche maniera. È un paradosso un po' che già la magistratura, che a suo tempo viene attaccata già dalla politica, già da quella autorità, diciamo, che cerca in qualche maniera di avere un'ingerenza sulla stessa magistratura, venga attaccata a sua volta dal suo interno. E questo forse, se si vuole, è un po' anche il pericolo maggiore, perché in questa maniera si isola chi cerca di lottare per scoprire determinate verità, e isolando poi dopo, come diceva Giovanni Falcone, si muore quando si è lasciati soli. Questo è un po' il quadro, diciamo, che è avvenuto nel 1992 e che speriamo non si ripeta oggi. Speriamo di no. Infatti, ecco, so che c'è una certa mobilitazione, c'è, vedi, anche la scorta civica, c'è molta gente comune, insomma, che inizia a muoversi, che fa rumore. Le stesse nuove generazioni che sono nate in quegli anni sono trovati in una Italia ridotta in questo modo, dove praticamente si chiedono ma che cosa sta succedendo, e vogliono quindi chiarezza, si interrogano, interrogano gli altri, creano, organizzano delle conferenze per far chiarezza un po' su queste situazioni. E naturalmente la cosa va avanti, quindi questo rumore va avanti. Dopo questi due attentati, Falcone e Borsellino, è venuto fuori questo rumore, che quindi contribuisce a, come dire, a tenere una certa attenzione sui magistrati oggi che sono in servizio. Sì, assolutamente sì. Adesso se andiamo a guardare a 25 anni di distanza, comunque, se ci sono qualcosa che è positivo, è sicuramente quello che dicevi tu, la presenza di associazioni, di cittadini, di movimenti cittadini che comunque vogliono stare vicino, non vogliono, memori proprio di quanto è avvenuto 25 anni fa, vogliono evitare che accada qualcosa, che ha comunque un interesse per essere informati. Certo, non si è mai abbastanza, insomma, io denoto che 25 anni di distanza si potrebbe fare ancora molto molto di più. La cosa che accolgo positiva è chiaramente che nelle scuole si sta facendo comunque un lavoro nel racconto, la legalità, per parlare di legalità, per giustizia sociale e quant'altro. Ecco. Però, insomma, la strada è ancora in salita, cioè non è assolutamente finita, e non va raccontata la favola ai ragazzi che la mafia è stata sconfitta. Ecco, ricordo infatti che anche qui a Pordenone, da dove trasmettiamo noi, qui vicino, ecco, ci sono delle associazioni molto importanti, ad esempio il Sicomoro, Terra Mater, che organizzano proprio conferenze anche per promuovere la legalità sulle scuole, questi progetti veramente di fondamentale importanza. Un'ultima cosa, possiamo parlare oggi di allarme rosso in Sicilia, in Italia comunque? Io credo che la situazione in questo momento, ce lo dicono gli stessi addetti ai lavori, che c'è una situazione che va monitorata, bisogna fare grande attenzione a quello che sta accadendo tanto a Palermo, tanto in Sicilia, quanto nel resto d'Italia. Bisogna tenere bene in mente che la Mafia S.p.A. in qualche maniera muove un'economia come
pari a 150 miliardi di euro l'anno. Queste sono le stime da parte di tanti, addetti ai lavori. Chiaramente bisogna in qualche maniera anche parlare e ricordare, diciamo, quello che si sta muovendo dal basso. Quindi significa, per fare un esempio, che quando il questore di Palermo ci dice che c'è un allarme perché molti boss mafiosi di un tempo, quelli che hanno scontato gli anni di carcere, gli anni di galera, negli anni arrestati negli anni 90, sono vicini alla fuoriuscita dalle carceri, ecco, di fronte a questi allarmi, in qualche maniera bisogna prendere coscienza che si può muovere qualcosa, così come coscienza bisogna prendere del fatto che ci sono, ce lo racconta il procuratore di giustizia, 200 chili di tritolo nascosti chissà dove, proprio qui a Palermo, per uccidere un magistrato come Nino Di Matteo. Questo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, è stata potenziata la scorta di Matteo per questo. Quindi ci sono una serie di segnali che o si ha il coraggio qualcuno di dire che è tutta una favola, che è tutta una bugia, oppure se invece sentiamo gli addetti ai lavori che loro stessi avanzano l'allarme, lo stato d'allarme, bisogna stare attenti come cittadini, appunto, non tenere isolati questi magistrati e fare il possibile affinché appunto la storia non si ripeta. Certo, situazioni che fanno davvero pensare onestamente. Noi, per esempio, qui di Radio Piper siamo sempre presenti quando ci sono delle conferenze in zona per fare delle interviste, per far parlare questi magistrati, per spiegare alla gente a che punto è la lotta contro questo cancro mafia. Ad esempio, nella conferenza che avete realizzato ieri, ci sono state delle televisioni presenti, c'erano dei giornalisti, c'erano delle testate? Assolutamente sì, no? Oggi abbiamo avuto una buona risposta mediatica da questo punto di vista. Comunque la manifestazione di ieri è stata riportata dal Fatto Quotidiano in diretta streaming, oltre che su Antimafia 2000, oggi i giornali hanno parlato. Devo dire che per quanto riguarda quest'ultima occasione ci sono state importanti risposte, insomma. Benissimo, benissimo, non ti trattengo di più, so che sei in una situazione abbastanza un po'... stiamo seguendo i vari eventi, insomma, il movimento. Un po' precario, sei abbastanza preso, ecco, un attimino di sotto pressione, ti lasciamo subito. Io allora ti ringrazio proprio per questo motivo, in maniera doppia, ecco, Aaron Pettinari della redazione Antimafia. Sì, beh, grazie. Mi sembra il minimo, insomma. Aaron Pettinari, grazie a voi. Capo redattore di antimafia2000.com. Ho detto bene stavolta, Aaron? Sì, stavolta hai detto benissimo. Grazie Massimo, un abbraccio a tutti quanti gli ascoltatori, a voi in studio. Grazie, grazie infinite, grazie gentilissimo. E un saluto anche a tutta la vostra redazione di Palermo Antimafia 2000. Io mi congedo da voi, gentili ascoltatori, vi ringrazio per averci seguito. Questa trasmissione è un po', come dire, tra virgolette, compattata, ecco, perché abbiamo parlato di questo evento importantissimo, la ricorrenza della strage di via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino. Continueremo naturalmente a seguire questo filone della legalità, a promuovere la legalità, parlare di questo problema che ha l'Italia, che non è da sottovalutare, e continueremo quindi questa nostra linea editoriale su Pianeta Oggi Eventi nel mondo. Ringrazio per la collaborazione l'emittente RST Radio Science TV di Treviso, alla regia Rosario Moreno e Ugo Moreno, che gratuitamente ci hanno ripetuto per le loro frequenze. Trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel mondo, che nasce qui da Radio Piper. Io sono Massimo Bonella, che è il responsabile di questo programma, che ha condotto in studio. Ringrazio alla regia Paolo Gavasso, la regia qui di Fontana Fredda di Radio Piper. Per Radio Piper ricordo ancora le frequenze 93.8, 88 e 800 per tutto l'Alto Adriatico in stereofonia. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, vi lascio alla nostra programmazione. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.